Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Andrea Link e bentornati su Yu-Gi-Oh! Ovviamente siamo ancora su Yu-Gi-Oh! 5Ds, mi ero praticamente fermato e no, cosa è successo? Non mi visualizzava il mouse e ho premuto per sbaglio a caso. Comunque sia, Yu-Gi-Oh! 5Ds, dobbiamo continuare le nostre avventure e oggi scontro contro Carly Carmine, a quanto pare. Sapete cosa però? Non mi dispiacerebbe provare qualche altro deck, cosa che è successa, ma quello di Yusei è forse il migliore tra quelli che ci danno da usare, perché quando siamo un deck non è forte tanto quanto poi ce lo troviamo contro, quindi non mi dispiacerebbe avere magari un deck diverso, ma comunque sia funzionale. Comunque sia la giornalista Carly Carmine, che nome, sembra un personaggio di Stan Lee con CC, stava continuando le sue indagini e voleva scoprire esattamente che cosa fosse il drago Cremisi. La sua ricerca la porta direttamente faccia a faccia con Sire. Questi file dimostrano che il movimento Arcadia non è così innocente come dice di essere. Bene, bene, un topolino. Direi topolona, ma vabbè. Dovresti stare più attenta, non dovresti scorazzare dove potresti trovare delle trappole. Ma tu sei la trappola o il gatto? Ora che hai visto tutto questo non posso lasciarti andare. Permettimi almeno di darti la possibilità di combattere. Puoi provare a scappare o puoi duellare contro di me. Preparati! Avresti dovuto provare a scappare. Ha detto che non la farà scappare senza combattere. A proposito poi di deck diversi, ora usiamo quello di Sire che fa schifo a tutti proprio. Iniziamo per primi. Allora, questa qui ha delle carte particolari. Mi sono un attimino informato. E sono pericolose. Tipo, ecco, nella draw phase non ho neanche letto, non ho visto neanche quello che c'ho in mano. Già iniziamo. Ah, potere telepatico. Ecco, già questo è buono. Dicevo, Statizia ha delle carte stranissime. Praticamente ha delle carte che a ogni turno aumentano l'attacco. Così aumentano l'attacco perché aumentano di livello. Prendono per ogni livello che prendono, ogni sua standby phase, prendono un livello aggiuntivo e guadagnano 400 di attacco per ogni livello. Ecco, più sta carta, che una volta giocata è tremenda. Visioni future. Ora, giocando a visioni future, quando si evoca un mostro normale viene bandito per poi essere evocato al turno successivo. Il problema è che lei riesce comunque sia ad evocarlo lo stesso, perché ha le carte adatte in mano. Oh, allora attivo sta carta. Teletrasporto di emergenza, sì. Evoco... cosa? Evochiamo specialmente un mostro tipo psichico. Evochiamo questa qui, va. Comandante psichico, ottimo. Ma ragazzi, faccio un all attack, no? Un all out attack, no? No, mettiamo anche questa che verrà bandita per tornare poi al turno successivo. Attacchiamo. Un danno da 2600. Beh, non male. Magari al turno successivo evoco con questa carta, magari nel caso lei non ha nulla per difendersi. Ok, allora, fin qui ci siamo. Viene bandito, ok, ma non ha nulla. Ragazzi, mi solletica. Guarda, me lo tengo per dopo. Sta carta me la tengo magari per il turno successivo, perché non si sa mai quello che può succedere. Sta andando piuttosto bene e non vorrei rovinarmelo essendo troppo impulsivo. Vuoi attivare l'effetto di Krebons, ma perché? Non lo attacco, sì. Ok. Me la sono giocata bene, raga. Ok, perfetto. Oh, che goduria. Mostro. No, questo qui no, troppo debole. Tu. Vai. Psi bestia. O sai bestia. No, sì, psi bestia. Sì. Italiano, non è inglese. Oh, che goduria quando va un duello liscio così. Senza che lei possa fare nulla. Mi ero un attimo dimenticato che l'evocazione per tributo è comunque normale. Meno male. Vedi quanto è carina poi senza occhiali, vedi? Non riuscirei a cavartela. Il Sector Security verrà a cercarmi. Vabbè. Il Sector Security non ci può toccare. Non finché io conosco la verità su Goodwin.
E quale verità sarebbe? Il direttore Goodwin proviene dal settore satellite e questo, mia cara, è il più piccolo dei suoi segreti. In teoria, noi non è che siamo tanto più avanti nel futuro, quindi Goodwin avrà, diciamo, 40 anni. Sarà nato, se è nato 40 anni fa, Yugi ancora doveva nascere, quindi il settore satellite ancora non c'era. E vabbè. Nuovo duellante, Carly Carmine, però incazzata. Il marchio della scimmia, cosa? Ah, Carly fu assorbito da una nebbia viola e scomparve, il regno delle ombre. Ma Carly riapparve come un predestinato oscuro. Ma dai, che figata, eccola, incazzata nera. Io sono qui perché detti una rivincita, Sire. Devo avere le allucinazioni. Tu sei Carly. Ma sei caduta? Come? È caduta per terra? Aldo, sei caduto? Sei caduto, Aldo? Sei caduto in mutande, è caduto! I predestinati oscuri stanno reclutando attivamente i duellanti per la loro causa ed hanno scelto la sottoscritta perché si era incazzata quando ha perso, giustamente. Bene. Sawyer fu sconfitto da predestinato oscuro. Sì, bravissima! Durante la battaglia, l'immortale terrestre Asla Piscu... Ma che roba è Asla Piscu? Fu evocato e iniziò a distruggere l'intero edificio. Ah, un mostro. Hanno trovato Luna, a caso. E dobbiamo rompere questo vetro per raggiungere Leo. L'hanno rotta, a quanto pare. Però anche Akiza riuscì a fuggire dall'edificio con il resto degli amici di Yusei. E l'immortale terrestre apparve insieme a predestinato oscuro. Il detenuto Greiger ricevette un soccorso sorprendente. E tu chi sei? Il mio nome è Devak. So che cosa Goodby ti ha costretto a fare, Greiger, e quello che ha fatto al tuo villaggio. So che sei arrabbiato e so che vuoi vendicarti. Posso aiutarti a ottenere la tua vendetta. Vieni con me. No, non mi fiderei io. Ecco, una lezione di storia. Attenzione, ragazzi, se non vi piace storia, saltate pure. Permettetemi di darvi una lezione di storia. Migliaia di anni fa una guerra enorme fu combattuta nella quale il drago Kremsi sconfisse l'esercito delle ombre. Ma noi non lo sappiamo perché noi abbiamo visto l'universo di Yami e non l'universo di Yusei. Per paura che le ombre tornassero a distruggere il mondo, il drago Kremsi le rinchiuse sottoterra. Dei simboli magici furono scolpiti nella terra, intrappolando la loro essenza per millenni. Col tempo le ombre furono dimenticate e la loro prigione divenne una destinazione turistica conosciuta come le linee di Nazca. Ah, ma le ombre non erano disposte a rimanere sconfitte. Hanno dato vita ai predestinati oscuri! Oh mio Dio! Ti riferisci agli immortali terrestri? La loro forza è sconcertante perché contengono il potere dell'esercito delle ombre. E allora distruggiamoli, no? Scusami. Ah, però, attenzione, Devak si incontra con Leo. Ma aspetta. Ah, però Leo cercava Luna. Ah, quindi, cioè, praticamente loro cercavano di intrappolare Luna, ma Leo, che cercava Luna, è rimasto coinvolto in un duello con Devak. Vabbè, è tutto strano. Se ti ostini a essere distrutto sarà così, va bene. Però noi duelliamo con Leo. Spero che stavolta il deck di Leo abbia le carte che aveva quando ci ho combattuto contro. Ho vinto Morra Cinese, allora vinco anche il duello. Devo fare un altro duello dopo di questo, per favore. Posso vincere? Te lo chiedo in ginocchio, posso vincere? Oh, evochiamo Radio Morfotronica. Ho strappo possesso ma la uso dopo, tanto posso distruggergli il mostro ora. È demone e non bestia. Ah, ok, quindi non può fare il suo tricchetto, giochetto bello con la carta, ok. Ok, capito. Ah, ecco la foresta chiusa. Mi ha fatto penare prima. Non evoca, quindi è più debole del mio. Gioco, microscopio morfotronico in difesa. Il suo livello diventa 4 fin tanto che è in difesa. Che è successo? Diapason oscuro. Ok, non può essere distrutto in battaglia. Ah, la prima volta. Ah. Accidenti. Vuole provare a distruggermi il mostro in difesa. Ah no, evoca. Beh, andata bene. Però questo è... Cavolo, è... 1.008, 3.006 con rimozione di limite. O strappa possesso. Gli rubiamo il mostro, gli rubiamo. Quindi, 2000, fammi fare un attimo di conti. Ragazzi, ho vinto. Stavolta è andata molto, molto, molto velocemente è andata. Davvero.
Stavolta top proprio. Preciso, guarda, preciso. Bene, 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 bene. Vai. Questa volta Luna tornò dal mondo degli spiriti e si riprese l'antico drago fatato. Lei e Luna unirono le loro forze e furono in grado di sconfiggere Devaka. Ah, ecco perché ho vinto, perché ero proprio all'ultimo, è tornata. Un clutch finale. Il nuovo predestinato oscuro, questo è importante. Dopo che Devaka fu sconfitto, Gregor apparve come il nuovo predestinato oscuro. Ma Gregor è buono. E Gregor partì per combattere Yusei. Non trovò Yusei ma uno dei suoi vecchi amici. Mi dispiace ma non andrai da nessuna parte. Il deck di Crow è bello e forte. Sto cercando Yusei. Beh, hai trovato Crow. Capito qual è la battuta? Tu non vai da nessuna parte finché non duelliamo. Svegliati, tu non sei un predestinato. L'unica cosa che conta è che tu sei un predestinato oscuro. Il che significa che tu pagherai per tutto quello che avete fatto. Ah, pagherà lui per il danno degli altri, giusto? Italia, se vuoi farti del male ti posso dare una mano. Storia deck, vai. Artista amico, lo vedremo fra forse a fine anno, se tutto va bene, se riesco a giocare costantemente Yu-Gi-Oh! Ma mo esce Pokémon fra poco. No, non ce la farò mai. Escono due giochi Pokémon importanti, uno più importante dell'altro. Non ce la farò mai a finire. Si va di live, no. Ah, oh, mausoleo dell'imperatore, vai, a posto, è finita. Così, tanto per gradire, no? Dato che questa carta può esistere solo con una carta magia terreno. Bye bye. Dunque, Mistral l'ho messo in difesa. Travolta. Vabbè, se rievoca là il mostraccio. Ah, non la gioca? Ah, perché non ce l'ha. Ovvio. Oh, evocazione per scoperta di Mistral. Perché in questa maniera posso evocare. Ma seguire un'evocazione normale senza tributo? Sì. Bene. Sì. Vediamo un po' che c'ha. Ok. Ah, perfetto, perfetto. Ma posso attaccare senza remore? Perché? Mi devi spiegare perché, dannatissimo maledetto Grigar. Perché? Vabbè, sì, turno dopo. Però se il turno dopo non subisco danno... Cioè ragazzi, guardate che stupidaggine. Allora, io evoco Alan Era Breeze lo Zefiro. E posso evocare specialmente anche lui. Cioè ragazzi, sta cosa è fuori di testa. Fantastico. Attiviamo anche l'effetto di Gale. Il suo attacco e difesa vengono dimezzati. E attacchiamo. Ok, non ha carte per difendersi. Beh, era seconda. Alla terza e poi finisce, no? Speriamo. Ah no, gioca le spade. Bravo. Vediamo un po' se possiamo fare un'evocazione. Evochiamo maestro armatura ala nera. Che roba, sto mostro è fantastico. Uno e due. Questa ragazza è fantastica, sta carta. Ah, vorrei distruggergli il mostro per evitare che possa poi evocare roba strana. Ma non può essere distrutto in battaglia, quindi posso anche astenermi. Va bene. Mi fai danno. Attacco diretto, è vero. Ci picchia a te. Ciao, un'altra volta, ciao. Ok, sto pensando di fare una certa mossa. Allora, evochiamo Vayu. Poi attiviamo l'effetto di Stream. Sacrificando questa. Ok. Poi guarda, faccio una giocata. Faccio pazzesca. Magari non porterà a nulla. Però intanto. Ok. Mandiamo via lui. E si evoca un altro maestro armatura. Qui. Ok. Mettiamo coperta attacco Icaro. E mi fermo qui, ok? L'attivo solo in caso di reale necessità. Solo se evoca un certo mostro.
Ok. No. Perché si autodistrugge? Invochiamo specialmente alla nera Bora la lancia, dato che non ho mostri alla nera Bora la lancia. E mi aspetto ancora un attimo, tanto ora le spade finiscono. Se evoca un altro mostro balena là, non mi distrugge. Ma cavolo, però questa qui che mi fa molto male. Ok. Ah! Ah! Sì, devo farlo. Bene. Evoca, evoca. È andata, è andata. Ragazzi, che duello bello. Questo mi è piaciuto. Combattuto, preciso, no? Ben studiato, ben risposte da entrambi, molto buone. Mi è piaciuto. L'unico duello che mi è piaciuto davvero dei tre fatti oggi. Bello davvero. Eccolo qua. Beh, decca la nera, ragazzi, funziona perché ha fatto bene. Durante il duello, Gregor capì che suo nemico non era né un predestinato né Goodwin. Gregor voleva rinunciare al duello, ma il potere delle ombre lo costrinsero a finirlo. Gregor vinse la battaglia, ma non è vero. Ma rimase gravemente ferito proteggendo Crow da un crollo di detriti. Perché hai rischiato la tua vita per me? Perché tu hai rischiato la tua vita affinché la mia famiglia e i miei amici potessero tornare alla loro patria? Gregor, devi continuare a combattere i predestinati oscuri. Mi raccomando, salva la tua famiglia! Il suo messaggio finale. Change the world. Puoi contarci, Gregor. E la prossima volta contro chi ci tocca? Scusami. Un conto. Oh, quindi il deck di Yusei si torna. Ragazzi, il video finisce qui. Tre duelli, due un po' così così. Ma quello contro Gregor davvero combattuto, perché il deck alla nera è fatto bene. Non è come gli altri che devi pescare la carta giusta al momento giusto. Il deck alla nera funziona. Comunque. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!